consiglio comunale. Si sono mangiati tutto, c'era scritto sul giornale. Io mi sono rotto, non sto più nella mia pelle, ma questa volta voto Movimento 5 Stelle. Il mio gommista gode, è una vera indecenza, è la terza volta che mi fa la convergenza. Queste non sono strade, sono buche di ciambelle. Io adesso invitiamo a parlare il nostro portavoce al Senato, Maurizio Cuccarella. Grazie, buonasera a tutti, buonasera, grazie per l'invito. È la prima volta che sono a stato eletto, a me sta piacendo moltissimo questa piazzetta. Poi mi darete qualche informazione su questa chiesetta che è molto, molto particolare. Allora, io sono Maurizio Cuccarella, vengo da Lecce, nella vita sono un avvocato, da 3 anni e mezzo sono in Parlamento, al Senato, sono il vicepresidente della Commissione Giustizia e sono anche membro della Giunta per le Immunità del Senato. Quindi il discorso che ha fatto Ronzo, che ho apprezzato moltissimo, ha toccato uno dei punti principali. Magari io mi ricollegherei a quello di cui parlavi tu per dare magari qualche maggiore dettaglio, di cui ovviamente neanche voi siete a conoscenza, per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Come Ronzo ci ricordava, il messaggio che sarà intensificato nelle prossime settimane da parte di Renzi, da parte di dei soggetti politici che saranno a favore del sì, mireranno in maniera veramente demagogica e populista, secondo noi, a dire: con questa proposta di riforma costituzionale noi faremo risparmiare dei soldi all'erario pubblico e poi togliamo di mezzo 200 parlamentari, dando così un segnale di voler sfoltire questa classe, questa casta politica. Però un po' per quello che ha detto Oronzo, è il caso di fare, vi posso dare qualche informazione in più relativamente proprio alle retribuzioni, proprio per dare consistenza numerica anche a quello di cui hai parlato tu. Ogni senatore della Repubblica, qualsiasi senatore, si vede accreditati mensilmente le seguenti somme, seguitemi bene. C'è una voce che si chiama indennità, che sarebbe lo stipendio del lavoratore pubblico, tipicamente. Allora, l'indennità di ogni senatore è determinata in 10.000 e qualche centinaio di euro al mese lorde. Detratte le trattenute che il Senato fa per le tasse, per il sistema sanitario interno che ha il Senato e altre detrazioni, ad ogni senatore vengono accreditati mensilmente, solo per questa voce, attenzione, ricordiamolo, indennità, 5.200-5.300 euro al mese sono accreditate, ok? Nette, cioè dei 10.200 lordi diventano poco più della metà nette. Poi c'è un'altra voce. Allora, questa voce indennità nelle riforme costituzionali è previsto che i nuovi 100 parasenatori, diciamo, questi 100 senatori che saranno, come diceva Ronzo, saranno 74 consiglieri regionali delle 20 regioni italiane eletti dagli altri consiglieri regionali e da questi 21 sindaci, bene, a loro non spetterà questa voce indennità. Quindi il risparmio di cui parla il governo si riferisce a questa voce di costo, che è quella delle indennità, perché è previsto che non percepiscono indennità. Nulla si dice su un'altra voce che i senatori si vedono corrispondere, che è quella che si chiama dei rimborsi, che il principio è quello, condivisibile se fosse fatto in maniera trasparente e giusta, è quello che chiunque deve avere accesso alla politica, anche in un ambiente, anche l'operaio, si diceva una volta, deve avere il diritto e la possibilità di svolgere un ruolo politico e avere la possibilità anche economica di mantenersi magari a Roma, in un'altra città, dove magari la vita o un affitto o qualcosa costa mediamente di più di tanti, e questo è un criterio anche giusto e condivisibile. Allora, questa voce rimborsi innanzitutto non è tassabile, quindi è esentasse, quindi parliamo di cifre nette. Vi do subito il totale di questa voce rimborsi: sono 9.330 euro mensili che vengono corrisposte 12 volte all'anno ad ogni senatore. Si costituiscono di 3.500 euro al mese di diaria, si chiama diaria, sarebbe la voce per permettere la permanenza a Roma di chi non vive a Roma e ha bisogno di mangiare, dormire e vivere a Roma, sostanzialmente, in maniera molto, molto semplificata. Purtroppo questa somma viene corrisposta anche ai senatori che vivono a Roma, non si è mai fatta questa distinzione. Vabbè, è giusto, però, a meno che è di Roma e abita a Roma, perché deve prendere la diaria per stare nella città dove già abita la mia? Ma questi già siamo nella fantascienza, dico, torniamo. Quindi dicevo 3.500 euro di diaria, che è una voce che può essere decurtata in base alle assenze.
perché è prevista che l'assenza del senatore dalla terza assenza mensile in poi vengono detratti 129 euro per ogni giornata di assenza, cioè le prime due sono abbonate, dalla terza giornata in poi da questi 3.500 ti posso togliere 129 euro al giorno. Questo terrore dei 129 euro al giorno detratti spiega peraltro il famoso fenomeno dei pianisti che voi conoscerete, cioè il fatto che molti parlamentari votano il proprio collega assente che sta vicino dove è inserita la tessera che permette lo sblocco elettronico del sistema di voto, e molto spesso noi siamo quelli che da quando siamo entrati nel 2013 gli rompiamo l'anima ai colleghi dei partiti, perché siamo molto molto attenti a questa cosa qua, facciamo i video dentro l'aula, li pubblichiamo su internet per fare vedere agli italiani quello che non possono vedere, quello di cui i giornali solitamente non parlano, cioè la persistente e ignobile, vergognosa, se fatta da rappresentanti istituzionali del massimo livello, quelli che dovrebbero rappresentare l'Italia, quelli che rappresentano di fatto l'Italia, c'è ancora gente che ruba, voglio dire, lo stipendio, e per non perdere quei 120 euro a fronte dei 14.000, se avete fatto i conti, fra indennità e rimborsi, parliamo di 14-15.000 euro mensili che vengono corrisposti. Allora, il pianista che vota per l'assente sta facendo un favore al collega, perché se la votazione elettronica non ne fa sufficientemente quel giorno risulterà assente e gli verranno detratti 129 euro. E quindi, così, spero di darvi dei piccoli input per farvi un attimo cercare di essere anche voi nell'aula per spiegarvi questi passaggi qui, perché giustamente i telegiornali ci parlano dei furbetti del tesserino, vediamo e ci scandalizziamo noi tante volte del pubblico dipendente, della ASL o del comune che firma per gli altri, ed è una cosa disonorevole, è una cosa che secondo noi, secondo chi ci tiene a un principio di trasparenza amministrativa e di legalità, è chiaro che vuole punire l'assenteista, che sia dipendente comunale dell'ASL, ministeriale o comunale, va benissimo, però allo stesso modo, diciamo noi, lo stesso sdegno e la stessa riprolevolezza sociale e culturale dovrebbe farsi nei confronti di chi ha un ruolo ben più importante e rappresentativo nominalmente come quello di essere un parlamentare. Questo ancora non accade, perché nonostante noi si sia sollecitato tante volte delle sanzioni, nonostante noi abbiamo proposto della modifica regolamentare per sanzionare il senatore o il deputato che firma, diciamo, per un altro o si fa dare presente dal collega compiacente, nonostante questo, a parte questa sanzione pecuniaria che è eventuale, non ci sono sanzioni, e questa è una cosa che a noi del Movimento 5 Stelle sta da molto, come si dice, alle corna, e su cui non perdiamo occasione per rompere le scatole. Se non riesco a non essere troppo prolisso, vorrei tornare alle due voci, quindi abbiamo parlato dell'indennità, vi ho detto dei rimborsi, 3.500 euro al mese di diaria, poi ci sono 4.180 euro al mese che si chiamano, che è un rimborso dovuto per l'attività politica sul territorio. È quello che viene speso normalmente dai nostri colleghi dei partiti per avere la segreteria politica nel proprio paese, nei propri paesi, per pagare l'affitto, la segretaria, e anche per svolgere attività, eventi politici, affittare un teatro, un cinema, una piazza, qualsiasi altra cosa. La metà di quelli sono rendicontabili al Senato, ma non voglio scendere troppo nel tecnico, sennò rischio di perdervi nel seguirmi. Poi ci sono 1.650 euro di rimborso forfettario mensile, sempre nella voce dei rimborsi, avete capito che l'indennità è una voce, l'indennità. I rimborsi sono tre voci, diaria, esercizio del mandato e rimborso forfettario, che in totale fanno questi 9.300 euro. I nuovi parasenatori del Senato del Presidente Renzi, i 100 parasenatori, queste voci indennità c'è scritto che le percepiranno comunque, quindi capite bene che dei 14-15.000 euro al mese che sono corrisposti ad ogni senatore ogni mese, 9.300, salvo eventuali modifiche in aumento che possono farsi, saranno comunque corrisposti. Quello che viene tagliato nominalmente è l'indennità. Ovviamente non sappiamo se le singole regioni, perché poi c'è un altro aspetto da dire,
il metodo di elezione di questi consiglieri regionali che andranno a fare anche i senatori non è ancora disciplinato, dovranno farlo le singole regioni con proprie leggi regionali. Cioè la Puglia dovrà dire, la Puglia se avrà 6-7 senatori dovrebbero essere probabilmente, se dovesse passare la riforma, che non passerà, ma se dovesse passare la riforma, quei 6-7 senatori pugliesi, cioè consiglieri regionali, che dovrebbero fare i dopolavoristi a Roma per uno o due giorni a settimana, non si sa bene come, sarebbero eletti con modalità che non sono ancora disciplinate con una legge, perché la riforma parla di che sono votati dai consiglieri regionali, dice, tenendo conto delle indicazioni degli elettori. Quindi le schede elettorali che avremo alla prossima, che avremmo se passa la riforma, nelle prossime elezioni regionali non sappiamo come sarà fatta, ci potrà essere un'indicazione anche del cittadino, forse sì, forse no, magari c'è una regione che seguirà un sistema e un'altra che ne seguirà l'altro, e questa è la certezza matematica che ci sarà un contenzioso a livello di Corte Costituzionale, un contenzioso sulle modalità più o meno corrette con cui la regione toscana o quella Puglia o la Sicilia o il Veneto avranno adottato nel momento in cui si saranno fatti la propria legge regionale per mandare quei 5, 6, 7 consiglieri a Roma a fare i senatori, quindi con uno scenario facilmente prevedibile di grande confusione peraltro. Il risparmio dei costi, se si volesse veramente ottenere, noi l'abbiamo detto anche con emendamenti, con proposte, l'abbiamo detto nelle commissioni, cerchiamo di dirlo in TV dove riusciamo a parlare e nelle piazze come stiamo facendo questa sera, in realtà si potrebbe risparmiare più di quei 30 o 40 milioni di euro che sarebbero il risparmio della riforma, semplicemente tagliando già da adesso le indennità a tutti i senatori e deputati, perché noi abbiamo provato e siamo la testimonianza vivente per quel sistema che probabilmente molti di voi conosceranno, del fatto che i parlamentari del Movimento 5 Stelle sono gli unici e i primi nella storia della Repubblica che si sono da soli tagliati lo stipendio senza avere una legge che imponeva a farlo. E noi siamo la prova vivente, dicevo che questi 14-15 mila euro al mese sono troppi. Sono troppi per stare in maniera più che dignitosa a Roma, per avere la possibilità di collegamento, perché io come tutti i miei colleghi sono un privilegiato, perché io a Roma ho una casa in affitto vicino al luogo di lavoro, sono un privilegiato perché vado al Senato a piedi in 5-10 minuti, però succede una cosa, che dopo che mi pago l'affitto, le bollette, i taxi, il ristorante, il collaboratore parlamentare ovviamente contrattualizzato e tutto il resto, mi avanzano i soldi a me come parlamentare del Movimento 5 Stelle, e quindi succede che dando seguito al dimezzamento dell'indennità, perché noi 5 Stelle dicevamo prima delle elezioni, noi guadagneremo, ci impegniamo nel caso saremo eletti a guadagnare 5.000 euro lordi al mese, non 10.000, cioè dimezzando di fatto la voce indennità, e infatti noi ci facciamo delle buste paga interne fittizie, cioè simulate, come se fossimo dei dipendenti, dei funzionari pagati 60.000 euro all'anno, che non è poco per chi guadagna molto meno, non è neanche tantissimo, perché ci sono i funzionari magari del comune di Fasano, non lo so, dico i dirigenti magari, che probabilmente come indennità percepiscono anche con i premi di cui possono godere di somme a Lecce, ci sono dirigenti che prendono 100-130 mila euro all'anno con i premi di produzione, quindi 60 mila euro all'anno sono una cifra che può colpire chi, l'insegnante o tante altre categorie che giustamente si sentono maltrattate e sottopagate, il poliziotto, per non parlare delle partite IVA e degli imprenditori, però alla fine è una cosa insomma degna e dignitosa, non ci si arricchisce, non si fa la fame in ogni caso. Bene, allora quello che accade è che questi soldi in più che noi versiamo su questo fondo per il microcredito, per le imprese, un fondo ministeriale, quindi non sono soldi che gestiamo noi, perché noi abbiamo capito che, come diceva Grillo sui palchi anni fa, quando i soldi entrano nella politica, la politica diventa la cosa brutta che è diventata. Tu metti fuori, togli i soldi della politica, o meno quelli inutili, quelli in eccesso, e la politica può tornare a essere la cosa bella che dovrebbe essere. Ed è quello che noi stiamo cercando di fare.
e quindi tagliandoci le indennità a 5.000 euro lordi, che sono 3.300 euro netti al mese, che noi ci teniamo per noi come stipendio, succede che quelle voci di rimborso, la diaria, il rimborso forfettario, noi lo rendicontiamo. Vi ricordate i primi mesi del 2013, dopo marzo, che ci prendevano in giro sui giornali, sui telegiornali, gli scontrini e i grillini, gli incompetenti, arrivano lì invece di fare proposte, cose, perdono tempo con gli scontrini, ci hanno presi per i fondelli, per usare una maniera delicata, sono stati molto più aspri. In realtà quel sistema lì che continuiamo a fare gli dà molto fastidio, questa cosa, al sistema politico, che vede noi come l'alternativa e la prova vivente che la politica, come dicevo, si può fare senza ricchezza, perché quegli scontrini ci servono a dire: io, Maurizio Buccarella nel mio caso, per stare a Roma questo mese, per pagare tutto quanto, oltre al mio collaboratore parlamentare, e quindi comunque anche con le trattenute, con tutti gli adempimenti anche di tipo contributivo del dipendente, ma con tutti i costi di trasporto, di permanenza e quant'altro, succede che a me avanzano 4.500 euro al mese, avanzano, e quindi io, quando faccio la rendicontazione sul sito internet, che è trasparente, ognuno può vedere quanto pago di affitto, ve lo dico subito, 1.350 euro, che è una cifra enorme per gli affitti a cui noi siamo abituati, almeno per Lecce. 1.350 euro, una famiglia si affitta una villa prestigiosa a Roma, nel centro di Roma no, si affittano dei appartamenti più che dignitosi, più che belli, voglio dire, ma non particolarmente grandi o sfarzosi. In ogni caso, al di là di tutto, la cosa importante è il criterio, il principio, che per dire: noi possiamo fare i parlamentari e basterebbero la metà delle indennità, e noi vorremmo fare una rendicontazione a piedi lista dei rimborsi, perché i rimborsi dovrebbero essere questo: io avanzo dei soldi e tu Senato, tu Stato, mi restituisci i soldi in modo che io possa essere libero di fare l'attività parlamentare senza dover cercare il soldo o qualcuno che mi paga per corrompermi. Questo dovrebbe essere il senso, e questo ha fatto sì che 17 milioni di euro dall'inizio della legislatura ad oggi, da parte di questi 100-120 parlamentari del Movimento 5 Stelle, li abbiamo tirati fuori, li abbiamo restituiti a livello simbolico, ma anche a livello concreto, perché, per darvi un'idea di cosa stiamo parlando, per quanto riguarda il sottoscritto, io dal marzo 2013 al febbraio 2016, ora dobbiamo andare avanti nelle prossime settimane nella rendicontazione dei mesi da marzo fino a maggio 2016, io personalmente ho restituito 170.000 euro, che per me sono un sacco di soldi, che per me da avvocato di provincia sono somme che io non avrei mai guadagnato nette, poi, no? Volevo dire che io da avvocato avrei dovuto fatturare, non so, 300-400 mila euro in questi tre anni, cosa che realisticamente purtroppo non mi capita di fare quando sono avvocato. Questi 170 mila euro, che a me dispiace di essermene separato, perché mi sarei comprato già adesso una casa a metà legislatura, o una barca, o chissà che cos'altro, però servono queste cose qui, perché è quello che ci permette, unici nel panorama politico italiano, di andare nelle piazze e di guardare le persone negli occhi, nel dire: guardate, noi non siamo eroi, non è che siamo santi, che vogliamo avere l'applauso perché siamo bravi e belli e restituiamo i soldini nel sabatinaio, ma per dire seriamente: guardate che si può fare, e chi dice che lo vuole fare e non lo fa, ci prende in giro. Si può fare, perché se noi siamo in grado, come dicevo, di stare a Roma in maniera dignitosa ed esercitare in maniera piena il nostro mandato parlamentare nelle condizioni di poterlo fare, perché non lo fanno gli altri? Risparmieremmo molto di più rispetto alle riforme costituzionali se, per regolamento della Camera e del Senato, le indennità per esempio si dimezzassero, o se si adottasse il criterio del rimborso a piedi lista. Insomma, noi non diciamo che bisogna andare lì a fare le cose gratis, perché non lo si può fare, perché noi capiamo che chi ha un'attività, un lavoro, che chi non è un pubblico dipendente, che ha il vantaggio di poter essere messo in aspettativa, quindi il lavoro non lo perde, lo ritrova quando torna, capite bene che stare 5 anni o rischiare di stare 5 anni a Roma vuol dire, perché è un'attività imprenditoriale, professionale o privata, comunque c'è un rischio del non sapere cosa trovi quando non c'è il posto sicuro, sostanzialmente. Allora, in maniera ragionevole, noi queste proposte, questa è una delle tante proposte che abbiamo fatto,
sarebbe stata sufficiente per dare una risposta concreta e sicuramente più apprezzata dai cittadini rispetto a quella del governo, rispetto a quella della maggioranza, con la riforma costituzionale che ci sarà la Boschi che ci verrà a dire tagliamo 200 parlamentari, risparmiamo un sacco di soldi, quando poi in realtà il Senato della Repubblica, come ci diceva Ronzo, rimarrà lì, ci saranno i dipendenti, ci saranno gli uffici legislativi, gli assistenti parlamentari che lavoreranno di meno perché i senatori saranno 100 e non 300, 315, perché staranno poco tempo a Roma questi senatori, perché saranno anche consiglieri regionali, quindi non si capisce con quale criterio potranno anche chi vorrà lavorare bene spendere le proprie energie a Roma piuttosto che mancare da Bari, insomma è una situazione di confusione. Ecco, io spero di essere stato utile a darvi un attimo un'idea del discorso costi. Altre proposte che noi abbiamo fatto nel corso dell'iter parlamentare è, vabbè, allora se vogliamo diminuire i parlamentari, perché sono troppi, perché magari 1000 parlamentari quasi fra Camera e Senato magari sono troppi, ci sono altri paesi che hanno un sistema bicamerale dove i parlamentari sono numericamente inferiori, allora ok, riduciamoli, ma a questo punto basta diminuire il numero dei deputati e dei senatori, facciamo che i deputati invece di 630 sono 400, cioè in modo da poter garantire una rappresentatività su tutto il territorio nazionale e non concentrare, diciamo, una rappresentatività in troppe poche persone, diminuiamo da 315 a 200 senatori e abbiamo lo stesso effetto di diminuzione del numero dei parlamentari e di risparmio di spesa, perché lì per ognuno che tieni a casa sono, avete capito bene, 14.000 euro al mese di costi per l'amministrazione della Camera o del Senato, neanche questa cosa è andata. Era un altro argomento che si dice, no, ma il bicameralismo perfetto che la riforma vuole risolvere. Come voi sapete, oggi le leggi ordinarie sono formate in maniera egualitaria fra le due Camere, fra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Cioè una legge diventa legge effettiva quando termina l'iter e c'è l'approvazione dello stesso testo sia da una Camera che dall'altra. Questo potrebbe, può talvolta dar luogo a dei rallentamenti dell'iter legislativo, perché se il Senato cambia una parola di un testo di legge, quel testo di legge deve tornare alla Camera e la Camera deve approvare quella parola modificata, non può più modificare il resto, ma può, se vuole, rimodificare quella parola, quindi con il rischio possibile che una legge faccia la cosiddetta navetta, che rimbalzi fra Camera e Senato teoricamente all'infinito, in teoria, e quindi questo sarebbe il problema a cui Renzi e compagni vorrebbero dare soluzione. In realtà è un finto problema, a parte che nell'esperienza anche mia personale, soprattutto in Commissione Giustizia, molte volte abbiamo detto meno male che c'è il bicameralismo, perché magari ci arrivavano dalla Camera dei testi di legge a livello tecnico, dico, non a livello politico, molto opinabili, diciamo non fatte bene, c'era la possibilità di correggere, oppure quando sbagliava il Senato ci ha potuto provvedere la Camera. Però in realtà la verità è quella che quando c'è la volontà politica, quando la maggioranza che sostiene un governo e che solitamente rappresenta in maggioranza alla Camera e al Senato, una legge la vuole fare, quando la vuole fare lo fa in tempi rapidissimi, così come è stato, ed è molto sintomatico perché torniamo sul costo della politica, con la famosa, con la legge, Ronzo che è laureato, bravo, sei aggiornatissimo, con la famosa, diciamo, legge Boccadutri. Boccadutri è il cognome di un deputato della Camera che ha fatto un provvedimento di legge che in 10 giorni è stato votato e approvato dalle due Camere, perché serviva a sbloccare il finanziamento pubblico ai partiti, cioè serviva a sbloccare i milioni di euro, lui ha la Boccadutri Card, il pagamento di qualche milione di euro delle rate che i partiti percepiscono come finanziamento pubblico, perché dicono che è stato abrogato, ma non è così, solo dal 2017 il sistema passerà a regime con questo 2 per 1000 che i cittadini che vorranno potranno dare ai partiti, noi non ci siamo neanche messi lì, però la legge Boccadutri, come la legge Fornero nel passato, quando c'è la volontà politica non c'è bicameralismo che tenga, viene approvata in pochissimo tempo, oppure il governo quando vuole utilizza magari anche in maniera un po' forzata i mezzi che l'ordinamento gli dà, con i decreti, con le fiducie, la legge si approva se si vuole, se c'è la volontà politica di farlo. Quindi il presunto rallentamento dei lavori del sistema bicamerale perfetto è un'altra stupidaggine
che non, quindi non è la proposta della riforma renziana che servirà a far sì che le leggi siano approvate in minor tempo, anzi, siccome c'è un sistema che adesso non sto a descrivere perché sennò vi appesantisco troppo, per cui se la Camera fa una proposta di legge e se 10 senatori chiedono che sia rivista dal Senato in un termine temporale, va al Senato, il Senato la può tenere 30 giorni, può proporre delle modifiche, degli emendamenti, quindi torna alla Camera, però la Camera è diventata nell'ottica della riforma il vero motore legislativo e politico parlamentare italiano, se ne può fregare, diciamo così, di quello che ha proposto il Senato e approvare la legge come l'aveva approvata inizialmente, oppure no, può tornare indietro. Ci sono, mentre oggi ci sono pochissimi sistemi di iter legislativo per l'approvazione delle leggi, a seconda del tipo di legge, se è una legge che proviene dal Parlamento, se è di iniziativa popolare, se sono decreti legislativi del governo o altro, con il sistema della riforma si contano dai 10 ai 12 modi diversi che dovranno essere sperimentati nella realtà dell'applicazione della legge, quindi così come per quanto riguarda le modalità di elezione dei consiglieri senatori, anche sull'iter che si dovrà essere eseguito è facile prevedere che ci saranno delle contestazioni, delle impugnazioni davanti, dei conflitti di giurisdizione, dei conflitti di attribuzione, meglio, che si avrà fra una Camera e l'altra, e quindi la Corte Costituzionale sarebbe sicuramente chiamata a decidere su cose con paralisi di attività legislativa, quindi anche da quel punto di vista è poco credibile quello che Renzi, Bosch e compagni ci vengono a dire, ci verranno a dire: risparmiare soldi, velocizzare e diminuire il numero dei politici, questi sono i messaggi, hanno il vantaggio dell'uso demagogico e politico che potranno fare, perché con uno slogan è chiaro che è molto più facile dire come tolgo via, mando a casa 200 parlamentari, faccio risparmiare milioni di euro allo Stato, le leggi si fanno più velocemente. Questi qua saranno gli input che ci diranno, che per essere smontati però costringono noi e i comitati del no ad andare nelle piazze, e dove ci troveremo a spiegare che non è vero, o che comunque se i risultati fossero veramente quelli si potrebbero ottenere con altre modalità meno dannose e meno pericolose, perché qui mi avvio alla conclusione, sapendo che ovviamente non sto toccando tanti altri punti relativi alla riforma costituzionale, sapendo che come forse anche Orozzo ha anticipato, come forse molti di voi sapranno, in realtà le riforme costituzionali e la loro pericolosità vanno viste insieme alla nuova legge elettorale, al cosiddetto Italicum, perché queste due leggi insieme, cioè la legge elettorale che stabilirà chi sarà deputato della Repubblica, quindi parlamentare a tempo pieno, parlamentare che potrà votare o no la fiducia al governo, e il sistema della riforma costituzionale, fanno sì che insieme a queste due leggi ci daranno un assetto istituzionale, costituzionale e anche democratico differente da quello attuale. Oggi ci sono tante cose che non vanno e noi siamo i primi che lamentiamo, denunciamo le cose che non vanno a livello costituzionale, a livello istituzionale, ma quello che si prospetta con le riforme insieme all'Italicum è quello che noi sappiamo essere una deriva di tipo autoritario. Non siamo per fortuna a livelli di quanto sta accadendo in un paese non lontano da noi, evidentemente, grazie a Dio, però stiamo parlando di un sistema che, se dovesse entrare in vigore, permetterà ancora di più l'accentramento del potere decisionale della rappresentanza politica, tradotto in parole più semplici, quei pochi capi partito, quelli che quei 4-5 che 4 anni fa hanno deciso chi doveva comporre il Parlamento di oggi, che a parte noi che abbiamo fatto le parlamentari, i sistemi di consultazione online agli iscritti, non c'era Grillo, Casaleggio o nessuno che ha deciso le liste all'epoca come oggi, come, no? Sappiamo che nei comuni c'è massima libertà dell'indicazione dei propri candidati, sempre nel rispetto di quelle quattro regolette, non essere pregiudicati, non avere tessere di partito, eccetera eccetera. Beh, dicevo, con l'assetto istituzionale delle riforme dell'Italicum il rischio è che si accentrerà molto di più. Si toglierà il potere ai cittadini di scegliersi i propri senatori, quelli che saranno senatori, perché, come diceva già prima Ronzo, saranno eletti dai consigli regionali, non si sa bene come, ma saranno eletti da loro. E quindi togli una possibilità di espressione di voto al cittadino. Con l'Italicum ci sono dei capilista, quindi ancora una volta ci saranno
ci saranno delle persone che andranno sicuramente alla Camera dei Deputati, non perché votate dal cittadino nel proprio collegio, ma perché il Partito Democratico o Forza Italia, o come si chiameranno queste formazioni politiche da qui a qualche anno, secondo me cambieranno pure nome, decideranno che chi mandare nel Parlamento di sicuro. Poi un centinaio li facciamo finta che siamo una democrazia piena e totale, li facciamo votare ai cittadini, ma la maggior parte delle persone che saranno lì saranno decise da 4, 5, 6 persone, o comunque se non sono persone fisiche sono entità partitiche molto ristrette. Quindi tutto questo va esattamente al contrario di quella che è la nostra aspirazione del Movimento 5 Stelle, i nostri valori, i nostri programmi, della massima orizzontalità, partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dei candidati, oltre che nei programmi e nelle iniziative legislative. Un'altra cosa, poi forse magari chiudo, ditemi voi, le iniziative di legge popolare. Sapete che già oggi con 50.000 firme dei cittadini possono chiedere che il Parlamento approvi o comunque esamini una legge. Noi l'abbiamo fatto nel 2007 con il primo V-Day, vi ricordo, stava per vaffanculo, fatemi dire almeno una parolaccia perché sono stato molto molto corretto, quindi almeno questo vaffanculo ormai sdoganato fatemelo dire così per svegliarvi dal torpore perché vi sto addormentando. Quella era un'iniziativa di legge popolare dove dicevamo nel 2007 non più condannati in Parlamento, dateci la preferenza, non più di 2 mandati elettorali nella vita, se fai il parlamentare per 2 mandati per 10 anni è sufficiente, puoi tornare a casa, perché se rimani lì il palazzo ti tenta, i velluti rossi, il buongiorno senatore, mi dica senatore, i 14-15 mila euro al mese, poi uno ci si affeziona perché siamo tutti esseri umani. Allora questo sistema del limite temporale, anche a costo di sacrificare le competenze, è un qualcosa di cui oggi l'Italia ha bisogno, questo è quello che diciamo. Ho perso il filo di quello che stavo dicendo prima, vuol dire che sto, no, va a far problema, un attimo destabilizzato. Ah sì, le 50.000 firme, sto per chiudere, con la riforma costituzionale si triplicano, occorreranno 150.000 firme perché il Parlamento esamini un disegno di legge. Poi sappiamo che quello che è accaduto finora è che questi disegni di legge di iniziativa popolare sono rimasti nel cassetto, perché semplicemente non c'è l'obbligo da parte del Senato e della Camera di andare a vedere, ma questi 50.000 fessi che hanno votato che cosa volevano? Ah, questa cosa qua, sì, vabbè, tanto non dobbiamo dare conto a nessuno, i cittadini noi li prendiamo per culo, e qua insisto con la parolaccia, perché noi cittadini li prendiamo per culo dicendo sì sì potete raccogliere le firme, potete fare, ma tanto poi ci sono i partiti che rappresentano i valori, c'è la destra, c'è la sinistra, e siccome noi siamo quelli che da qualche tempo hanno capito, si sono tolti questo velo davanti agli occhi, hanno capito che questa questione della destra e della sinistra è una grande presa in giro, non perché i valori della destra o della sinistra non esistano o non siano rispettabili, perché noi diciamo massimo rispetto per dei valori, se uno mi parla di equità sociale o di difesa dei lavoratori o mi parla della necessità di difendere la classe imprenditoriale, padronale in maniera giusta, razionale, va bene, ma questi valori che sono sacrosanti sono strumentalizzati, sono utilizzati dalle gerarchie dei partiti della cosiddetta destra, della cosiddetta sinistra, per perpetuare il loro potere. Questo succede a Roma, ma accade in modalità simile anche nelle nostre realtà locali, nei nostri comuni. Quindi, usciti fuori dalla gabbia ideologica del destra e sinistra, il Movimento 5 Stelle, che è entrato in Parlamento in maniera sicuramente forte e anche improvvisata, perché noi non eravamo preparati, perché nessuno di noi si aspettava quella bomba del 25%, quell'essere la lista più votata d'Italia. Per noi che non avevamo esperienza politica, non avevamo una struttura che ci guidasse all'inizio, quando siamo entrati nei palazzi, non sono stati momenti semplici. Io penso che anche se qualche errore l'abbiamo commesso, perché è normale, non siamo perfetti, errori ne commetteremo sicuramente ancora, però siamo veramente la cosa più rivoluzionaria, più nuova che in Italia e in Europa è esistita, cioè sta accadendo ancora a livello politico. Io continuo a crederci
ripeto, con tutta la consapevolezza dei limiti che anche il movimento ha, perché bisogna inventarsi un sistema che non esisteva prima. Qui non ci sono rappresentanti regionali, segretari di partito regionali, provinciali o comunali che danno ordine a noi. Io vi assicuro ancora una volta che dica la Repubblica, la Stampa, il Messaggero o il TG3, faccio per dire, che siamo eterodiretti, siamo diretti dall'esterno, perché c'era Casaleggio o magari adesso c'è il figlio, oppure c'è Beppe Grillo che comanda, ci sono questi incontri segreti, ma non descrivono sempre queste cose in maniera torbida. Se, cioè, se io mi vedo con qualcuno, incontro lì cosa avranno fatto. Io vi assicuro che in più di 3 anni di legislatura noi non abbiamo mai avuto una indicazione di voto, né da Grillo, né da Casaleggio, né dalla comunicazione, né da nessun altro. Errori ne abbiamo fatti, ma vi assicuro che noi non siamo probabilmente i migliori parlamentari del mondo, perché c'è gente più esperta, ci sarà gente più competente di noi, ma la cosa di cui sono sicuro e che mi piace ripetere in ogni piazza è che noi siamo, da quando siamo entrati, siamo sicuramente i parlamentari più liberi che la storia della storia repubblicana, perché liberi come noi, magari anche liberi di sbagliare, ma liberi come noi, anche fra le persone, diciamo, per bene che ci sono in Parlamento, perché non sono tutti ladri, non sono tutti disonesti, però l'onesto o il competente, la persona in buona fede, se continua a far parte di strutture che sono evidentemente ormai in marcia, non merita il rispetto dovuto ad ogni persona per bene. E questo, con questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, poi aspetto 2 indicazioni sulla casetta. Ci vediamo la prossima volta, buona estate. Sulla riforma costituzionale ci saremo, io e tutti gli altri portavoce, anche Raffaele qui sicuramente, qui a Fasano e nella zona limitrofe si attiverà per fare altri incontri anche a settembre, magari anche io mi rendo disponibile a ogni occasione volta a informare il voto consapevole per il referendum, che sarà un bel no. Buonasera a tutti, grazie.